Non è domenica senza il caffè, no? Adesso lo vado a fare, lo vado a preparare. Ci aspetta R41 oggi. Tra l'altro, su suggerimento di un amico, c'è una gelatina blu sulla luce, così non sono più giallo. Mitico. Non so se funziona, si vede meglio? Meglio, peggio. Arrivo. Caffè. No, vabbè, ma faccio con calma, eh. Calma, faccio con calma. Con tutta la calma. Mitico. R41 quindi, la barbaccia ci sta quindi, eh? La luce, ho visto la luce. Che dobbiamo fare? Caffè lungo, lunghissimo, magico. Caramellito. Allora, ho la Piracy Union, anche la salvietta. Vediamo un po', R41, bisogna armarlo. Oggi lo armo con queste dollar platinum. Chi è che le fa queste dollar? Supermax LTD, te capì? La Supermax. Forse costano anche super, ma non costo super, credo. Adesso non mi ricordo, boh. Non lo ricordo. Supermax. Dollar. Saranno la mette per gli arabi ricchi, non lo so. R41, però si vede meglio, vedo. Si vede meglio l'abbronzatura anche. L'abbronzatura del tennis club. Anche io vado al tennis club mica per giocare, vado lì a prendere il sole, mica pirla. Guardo gli altri giocare. Tanto di fatica ne faccio già abbastanza, durante la settimana, quindi posso guardare gli altri lavorare, no? Mueller R41. Ti capì? E oggi abbiamo il set Pirates Union. Con il saponazzo, con il teschio in alto rilievo. Te capì? Vado a montarlo questo Pirates Union edizione 2. Che è nero. Sarà incazzato nero. Abbiamo il Barber Pole di Yaki, 24 mm, tasso
Band. Come dicevo ieri, mi spiace per il tasso, io cerco di utilizzarli il meno possibile, chiaramente, questi pennelli, rivolgendomi al sintetico. Allora, vediamo questo Pirates all'azione, lo prendo quest'oggi, invece di metterlo nel ciuffo, lo metto in ciotola. Te capisci? Lo metto in ciotola. Mi scompare all'interno della ciotola perché è scuro. È scuro, come il lato scuro della rasatura. E vado a incorporarlo all'interno del ciuffazzo yaki. Fa caldo. Incorporo acqua, sciolgo il sapone, non lo faccio non gli faccio prendere volume. Ecco qua. Per me basta così, eh. È tutto nel ciuffo. Non utilizzo neanche il prebarba, stendo direttamente. Effetto grid della glicerina. Profumo di cui dicevo ieri, molto erbaceo, molto dolce anche, elegante. Che luce blu, mi sembra di essere al bar. Pure un pesce nell'acquario, eh? Boccheggio. Cosa dite? Può bastare? Io dico che può bastare, oh. Bene. Allora posso iniziare con R41 e queste dollar.
Questo è Dollar Platinum. Naturalmente nulla sfugge a R41. Adesso facciamo la seconda passata. Il profumo, ma elegante comunque questo Pirates Union. Col teschio, Rinaldi mi dice che è elegante il teschio, guagliò, elegante. Te capì? Allora io vado di obliquo, Vado di obliquo con R41. Che non vi venga in mente di fare certe passate così veloci. Scorrevolissimo questo Pirates. Intanto io ho fatto un face lathering praticamente, perché ho montato in ciotola, non ho montato praticamente, ma ho stemperato solo la pasta di sapone.
Contropelo. Un aereo. Iniziano a fare i giri. Te capì? Io mi fermerei. Basta così. Non l'ho neanche sentita la lama. Di solito lascio umido il viso. Io non riesco a capire se nell'ombra, sì, non c'è più il pelo. Mi fa una strana ombra, magica questa luce però. Non mi fa capire, già non vedo una mazza, in più vedo le ombre, mi fa vedere le cose dove non ci sono, in pratica. Capito? Si chiude così, Deve essere dritto, in corrispondenza della scritta, il sapone. R41 e dollar. Ma io la lama non l'ho neanche sentita. È una lama delicata, ma neanche tanto. Comunque, vabbè, con chiaramente l'ausilio di R41, qualsiasi lama diventa una lama d'eccezione. Non so, ma la luce sta diventando. Come sta diventando? Boh, ma non è che si scioglie con la gelatina, eppure è LED.
Comunque magica l'azione di AR41, eh? E dollar, mi piacciono queste lame però, eh? E non ti fanno sentire l'azione di AR41. Ammazza com'è liscio. Mi sono anche spicciato abbastanza in fretta, con la rasatura. Adesso risciacquo il pennellazzo Yaki, che ha tenuto in sé tutto il montaggio. Yaki. Two band. Sciacquato tutto, bisogna lavare subito tutto. Faccio da birra. Mi è piaciuto il comportamento di questo SOP nuovo di Pirates Union, questa produzione di Extro. Insieme a questo Yaki, che è notevole la tecnica di lavoro, manico più lungo e aspetto veramente massiccio, tra l'altro, eh. Proprio resina piena, questo Yaki Barber Pole 2 band 24 mm. Profumazione, dicevo, elegante, meccanica di montaggio notevole, aggiunta di glicerina, si sente il fondo di glicerina proprio perché dà sostegno al montaggio che praticamente esiste sempre, non si smonta mai. Profumo elegante, magari in contrapposizione col teschio, ma Rinaldi dice che il teschio è elegante, per cui oh, se lo dice lui, magico, Rinaldi. Devo usare il pennellazzo teschio che mi ha regalato. Allora, la recensione con anche l'utilizzo termina qui, o di Pirates. Cosa ci rimane? Ci rimane finalmente l'aftershave, eh? E l'idratante, tutto teschiato, mitici. Sentiamo finalmente l'aftershave, già utilizzato ieri. Ieri l'ho utilizzato, ma anche venerdì. Venerdì l'ho messo prima di andare in studio, quindi. Elegante, oh. Già vedo la vostra compagna moglie che li prende a sberle. Magico questo. Il piratone è forte di brutto, eh. Ciao pirata, magico pirata. Vado a fuoco. Poi l'azione dell'aftershave, eh. Una base già emolliente. Ammazza, oh. Mi prendono un po' d'aria, là. Ma che sono un pirata, là. Sono il pirata, il piratazzo, so gross. Ma che bicipiti, cazzo. Sono una bestia. E adesso mi sparo anche l'idratante. Mettiamoci anche l'idratante. Figa. Figa, oh.
capisci? Ammazza, oh, mi idrato, eh. Ciao Alessio. Ogni volta che mi idrato così mi viene in mente l'amara. Ma dove cazzo è finito l'amara? Non so dove è finito l'amaro. Sarà in elicottero, credo, non lo so. Eh? O in motoscafo. Io ho finito. Mazza che rasatura a fondo. Wagliau. Ah, ma sono passati 27 minuti. Allora, com'è questa luce blu? Però sì, io vedo che la gelatina, anche col LED, prende un po' di calore. Si è deformata la gelatina. Si chiama gelatina, ma in realtà non è gelatina, è perché è leggermente morbida, però. È una plastica morbida, insomma. Rimettiamo il beccuccio all'idratante, te capì? E basta. Piratone. Io ho fatto, eh. Area 41. Quasi quasi mi depilo anche le gambe. Cosa devo fare? Così riutilizzo la lametta, eh. E non lo so. Mi sento più morbido. Area 41. Oh, neanche un graffio proprio. Però voi andate piano con Area 41, perché vi fate male. Fatti bravissimi. Oh, devo fare le polpette oggi. Sì, devo fare le polpette. Prima vado a correre, però. C'è un bel tempo, mica tanto, è un po' coperto, però c'è un caldo che. Ma va bene così. Sono contento per questa roba qua, per questa linea dei piratoni, pirati. Piratoni. Quindi vi saluto. Piratazzi. Vi saluto e vado a fare le altre mie cose. Cos'altro devo fare? Faccio più niente. Non faccio più niente. Mangio sul terrazzo oggi. Con il piccione, anzi il colombaccio. Ancora lì è la colombaccia. Con le due uova le sta covando. Ho preso il mangime, eh? Bisogna darglielo però. La colombaccia. Te capisci? È lì sul terrazzo, cosa devo fare? Lascialo lì, no? È sul falso gelsomino. Ci vediamo sabato prossimo per un'altra recensione, eh? E un altro video di tecnica di rasatura, non lo so, suggerimenti vari. Ciao.
Provate a utilizzare l'aftershave mentolato d'estate come prebarba. Fresco. Fa alzare il pelo prima di essere raciso. Acqua, aftershave e poi via. Montaggio. Vi saluto. Col muso a culo di gallina, ci vediamo sabato prossimo. Buona settimana, amici. E fate i bravi, eh.